Di ritorno dagli USA, Enrico Letta dovrà affrontare le questioni aperte dalla legge di stabilità e la prima immagine che il Premier troverà è questa: i lavoratori dei trasporti che scendono in piazza in tutta Italia per protestare proprio contro le politiche economiche del lavoro del governo e delle larghe intese, ma non solo. Ci sono le parole durissime di Susanna Camusso contro la manovra presentata martedì scorso. Il leader della CGIL sostiene che rappresenta un governicchio fatto di ministri che non vogliono scegliere e di essere il prodotto di chi pensa di più alla stabilità e a non scontentare nessuno, piuttosto che ad operare delle scelte necessarie ad uscire dalla crisi. Critiche arrivano anche dai giovani di Confindustria dopo quelle del presidente di Viale dell'Astronomia Squinzi. La prima riforma è la riduzione delle tasse sul lavoro e imprese, dice il leader dei giovani imprenditori Morelli. In area PDL sono in molti a non condividere la legge di stabilità, nonostante l'appoggio ad essa dato dal vice premier PDL Alfano e dal ministro dell'Agricoltura De Girolamo, che invita a non sottovalutare i fondi stanziati, ma dice resta lo spazio di possibili modifiche nel percorso parlamentare. Per Sandro Bondi il provvedimento contraddice gli impegni presi dal PDL con i propri elettori, a cominciare da quello dell'IMU, la tassa sulla casa, dice Bondi. Ce la ritroviamo ora sotto un'altra forma e con un altro nome. Tutto ciò è intollerabile e ne dobbiamo parlare. Anche il PD è diviso sulla legge di stabilità. In attesa di un chiarimento con il Premier, il vice ministro dell'Economia Fassina, esponente del Partito Democratico, minaccia di lasciare l'esecutivo, col segretario Epifani che lo difende appoggiando le sue riserve. A parlare anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, dove chiede a tutti di cambiare e dice che anche il mondo dell'economia italiano deve fare questo sforzo. All'Europa, sostiene Renzi, chiederemo di rivedere il limite del 3%, ma intanto le riforme bisogna farle comunque. Comunque, compresa quella fiscale, sostiene Renzi, che per la riduzione del cuneo avrebbe voluto un investimento più sostanzioso.